del relatore, il professor Matteo Guidi, ti lascio la parola per una breve conclusione. È particolarmente complesso poter spiegare tutto il lavoro che ha fatto Edoardo, però io cerco di riassumere attraverso due brevissime parole mie e attraverso una citazione che abbiamo già sottoposto Edoardo e che non ha provato. Il concetto di tesi del candidato Edoardo Fabbri non può prescindere da quello che è l'esperienza diretta dell'autore. E per questo che vi rifaccio un testo, a un breve saggio di Victor Turner, antropologo culturale che conosciamo e che ha studiato per diverso tempo della sua carriera la performance, la performativa. Di fatto il testo a quale vi rifaccio è proprio Antropologia dell'esperienza, un testo pubblicato negli anni 90, dove a pagina 78 Turner ci dice: ogni individuo sperimenta la vita in modo troppo fugace per comunicare ai propri contemporanei e successori i derivati consci di quell'esperienza. Per la nostra specie il significato è strettamente intrecciato all'intersoggettività, a come ci conosciamo, ci sentiamo e ci desideriamo reciprocamente. I nostri mezzi di comunicazione, linguaggi, codici culturali, eccetera, che noi lo sappiamo o no, sono saturi di esperienze dei nostri progenitori o quelli che in antropologia vengono solitamente chiamati antenati. Ma questi codici non possono mai essere risperimentati a meno che non vengano periodicamente o occasionalmente performed, cioè messi in scena. Dobbiamo cercare di vivere al meglio nella performance, che sia un rituale, una festa, il teatro, quelle forme di religione, o altre forme di religione, legge, politica e l'arte, le scintille di vita che ci sono state trasmesse socialmente, ma che ora sono biologicamente spente. Le regole, le rubriche, i comandamenti, i codici, i regolamenti gravano su di noi, a meno che non sappiamo restituirgli forza nel vivo dell'azione sociale, trasformandoli in criteri guida piuttosto che in dogmi, che sappiamo sono quelli che ci chiudono. Chiudo con due parole mie, dicendo che appunto il lavoro di Edoardo è un concetto di tesi dove i codici appena citati dal testo di Victor Turner vengono ridiscussi attraverso quello che è l'azione performativa, spazio nel quale Edoardo ci espone, il suo punto di vista critico sul contesto sociale. Il candidato compie però un doppio lavoro: se da una parte con la sua pratica performativa ci sta portando una riflessione sul genere, dall'altra con il lavoro sugli oggetti ci mostra come la ridefinizione del genere, vista nello spazio dell'azione performativa, fatichi a trovare spazio nella società fuori da questo spazio che è appena definito, dove per farlo deve adottare strategie e ingegni tipici di chi vive con delle limitazioni. Ed è quindi nella scelta che si misura il grado di autonomia. Esatto. La ringrazio per l'introduzione. Mi presento, io oggi sono Edoardo, perché mi sono voluto presentare nei miei panni oggi, anche se c'era stato il dubbio di presentarsi il mio personaggio drag, che si chiama Cannibal, ma lei si è trasformata, diciamo, nel mio progetto di tesi. Cannibal nasce nella cameretta universitaria di Edoardo, perché Edoardo, quando tornava dalle lezioni ISIA, preparava degli spettacoli, provava a truccarsi nella propria cameretta e cercava di esprimere un qualcosa che sentiva dentro. E nasce proprio da lì. La prima volta che approcciai a quest'arte è stato durante uno spettacolo che vidi, che era il mio primo spettacolo con delle drag queen, e la prima cosa che pensai vedendo queste creature era proprio: cavolo, è una cosa che avrei sempre voluto fare, ma in realtà non avevo mai visto nessuno. Il mio vero e proprio trampolino di lancio, però, è stato un concorso a cui ho partecipato l'anno scorso, che si chiama Miss Drag Queen Italia, che ho vinto, e mi ha dato l'opportunità di, diciamo, inserirmi in un ambiente lavorativo per quanto riguarda quest'arte. Quindi, diciamo, gli art director delle discoteche locali hanno iniziato a chiamarmi per lavorare all'interno dei loro locali. Ma la vera scintilla, il motore di ricerca, è stato un episodio in particolare che è successo, diciamo, durante una di queste serate, in particolar modo nei camerini, perché stavo chiacchierando con una mia collega in arte, Cici Monroe, e stava pettinando questa parrucca, ma non la stava pettinando con una qualsiasi spazzola, bensì stava utilizzando una spazzola per i cani. A me questa cosa l'aveva stravolto
perché lei con grande semplicità mi descrisse un po' questo utilizzo e mi disse che da una parte questa spazzola lo riusciva a districare, dall'altra riusciva a lucidare i capelli in modo magnifico. Da quel momento il mio stupore è stato talmente grande che ho iniziato a fare la ricerca a tappeto, comunque sono rimasto comunque in allerta per vedere tutti questi oggetti che potevano nascere e che, diciamo, avevano una nuova vita, perché questi oggetti che apparentemente sono oggetti da supermercato diventavano per noi straordinari. Un esempio che mi piace spesso fare, che di solito, diciamo, sconvolge un po' le persone, è l'utilizzo dell'attac come colla per le unghie finte. E nonostante spesso questi utilizzi siano, diciamo, estremi, come in questo caso, la domanda successiva per me è stata proprio chiedermi il perché utilizzare questi oggetti in questo modo. Uno, perché non ci sono oggetti specifici per determinati utilizzi, ma in particolar modo perché noi siamo performer e in quanto tali lavoriamo su un palcoscenico, e questo palcoscenico per noi diventa un campo di prova in cui il nostro trucco, il nostro parrucco, i nostri abiti devono resistere un po' alle intemperie, agli inconvenienti, al caldo, al freddo, alle scivolate, a strappi, tacchi tagliati, qualsiasi tipo di situazione. E spesso queste cose non sono ovviamente dettate da noi, ma dal locale in cui siamo ospitati. Questo, diciamo, che è stato lo stimolo più grande e ho deciso appunto di proseguire poi nelle ricerche e di, diciamo, iniziare a costruire il progetto a livello proprio visivo. E ho preso libera ispirazione da tutte quelle che erano le riviste vintage anni 60 e 70 che molto spesso da piccolo mi capitava di sfogliare a casa di mia nonna con grande piacere, perché sono un amante, diciamo, dell'arte vernacolare, per così dire. E durante queste fasi di ricerca, grazie anche al prof, è venuto fuori questo discorso in cui, diciamo, ho scoperto di una miriade di inserti pubblicitari che spesso facevano parte di una ditta italiana che si chiama San Giovi, sempre ovviamente presente in quegli anni. Questi articoli venivano sponsorizzati in modo veramente stravagante, perché questi oggetti si trasformavano in oggetti straordinari che spesso erano adibiti ad un pubblico maschile. Ma che in realtà questi oggetti non esistevano. Abbiamo per esempio occhiali raggi X per vedere donne nude, creme per i muscoli, questo genere di cose che in realtà non esistono, ma che loro vendevano. E a me questa cosa mi affascinò molto perché in realtà erano molto divertenti. Quindi ho voluto prendere questa caratteristica dei nomi, del bianco e nero, e questa grafica un po' goliardica, un po' brutta, per così dire. Per quanto riguarda invece, diciamo, il nucleo di tutto quanto il discorso, ovvero l'aspetto teorico, ho voluto seguire una linea ben marcata sulla bibliografia di un autore, Paul Preciado, è anche filosofo spagnolo, nonché attivista trans in quanto uomo trans. E la cosa che mi affascinò tantissimo in uno dei suoi testi è proprio il concetto di controsessualità. Nel suo libro Manifesto Controsessuale lui ci espone, grazie anche a queste sue illustrazioni, perché l'ho appunto prese dal suo libro, come il, diciamo, il concetto tramite la metafora del dildo, nella quale lui ci dice che in realtà non per forza si deve possedere un oggetto di questo tipo per mettersi nei panni di questo oggetto, ma un braccio, un piede, una gamba, un qualsiasi altro oggetto può trasformarsi nel dildo stesso. Questa cosa l'ho trovata veramente interessante perché secondo me va a ribaltare un po' tutti quelli che erano gli addendi, diciamo, dell'identità di genere, o comunque del ruolo che l'identità di genere deve avere in una determinata società. E tutte queste cose, diciamo, che hanno portato a un purpurri finale che ho deciso di chiamare Curioso Utilizzo. Curioso Utilizzo è stata la primissima frase che io mi sono detto quando ho visto quell'oggetto, che per me era tanto straordinario quanto in realtà semplice, e ho voluto appunto realizzare alla fine di tutto una rivista, un libro, comunque un album fotografico che potesse racchiudere queste due realtà che apparentemente sono tanto lontane quanto in realtà molto vicine e più che singolari, secondo me. Quindi ho affiancato degli scatti in still life di oggetti
a delle foto di me stessa, in quel caso, perché sono io ritratta in quelle foto, con le mie creazioni in pose più da rivista di moda. E questo è quanto, spero, e vi ringrazio per l'attenzione, spero vi sia, insomma, vi abbia incuriosito tutto questo discorso. No, prima, partendo dalla cosa del giro, mi hai fatto ridere perché io a 12 anni con un amichetto avevo comprato gli occhiali alla GX, ma molto deluso. Non eri l'unico. Mi sono detto 3500 lire. Di fatto nelle nostre conversazioni c'era la questione della delusione, esatto, che riceveva questo pacchetto. Io mi ricordo anche in un caso qualcuno mi disse: ora immaginati di vedere la donna nuda. No, cioè, quando arrivò i due amichetti abbiamo quasi litigato perché ci vergognavamo che li usasse l'altro per primo, perché era un momento di festa. Infatti una curiosità è divertente, che ovviamente poi ho scoperto che questa sede è la mia sede a Milano, che poi in realtà diciamo che la sede teorica era a Milano, in realtà si spostavano sempre, ovviamente nella mente c'erano, e quindi ogni volta dovevano spostarsi, finché ovviamente poi non è stato chiuso tutto. Ecco, mi ricordo una domanda seria, a me piace leggere tutto, l'unica cosa che mi stupisce, anche poi vedendo le immagini, è che mi stupisce. Chiedo un approfondimento sulla ragione per la quale il colore, che pure è un timbro molto importante in queste cose che tu vai a costruire, a progettare, a ideare e indossare, sia stato diciamo escluso da questa narrazione, mentre a me verrebbe anche la curiosità di sentire quel sapore importante. Certo. Qual è il motivo per cui vi Allora, ho voluto lasciare il colore innanzitutto come indice del libro, perché comunque ho dato una suddivisione solamente per lo sfondo, però la scelta in questo caso è proprio ricaduta dal fatto di aver sfogliato tantissime riviste, che spesso erano in bianco e nero, e queste riviste mi affascinava proprio il fatto che fossero, cioè che avessero questa grana così in bianco e nero, e soprattutto gli annunci che ho trovato erano tutti così. Quindi ho deciso di dare questa piega, questa scelta stilistica, che riconosco che sia abbastanza forte, perché comunque uno dice: ma come? Tu mi presenti questi abiti e mi dai bianco e nero? Io dico: sì, perché volevo seguire questa linea della rivista vecchio stile vintage. Perché comunque gli annunci erano bianco e nero, perché costava meno farli, ce l'erano dei pinsetti infilati in fondo, quindi volevo che riprendesse questo aspetto qui. Quindi hai preferito inserirti in un filone narrativo, esatto, che dare più informazioni sulla tua opera. Esatto. A me è interessato molto il fatto della artigianalità di alcune soluzioni, no? Ho avuto un amico che è arrivato fino ai campionati nazionali di ginnastica ritmica, eccetera, e ogni volta vedevo comprare quella che era la colla che io utilizzavo per fissare i disegni all'istituto d'arte, e vedevo lei che se la sparava sul costume per ci perdono dei punti, no? Ci sono delle cose. Questa artigianalità secondo me è anche un aspetto interessante dal punto di vista proprio del prevenire la performance che magari hai pensato. E, ecco, mi piacerebbe, come la mente di un progettista, no? Perché certo, tu esci da questa scuola come progettista, possa trovare questa artigianalità, oppure pensare, sperimentare, che approccio hai, no? Anche a queste tipologie di ricerche, che sono spesso delle ricerche magari casuali, ecco, ti accorgi. In realtà, secondo me, l'ISIA mi ha, diciamo, dato un metodo molto forte per quanto riguarda proprio anche quello che faccio in drag, perché molti dei miei vestiti sono fatti magari con materiali inusuali, cioè un vestito fatto magari con i sacchi della spazzatura, quindi nella mia testa l'ispirazione spesso nasce o da un oggetto o da un materiale, da una situazione particolare o da una sensazione che in qualche modo devo aggirare e costruirla. Quindi magari l'effetto che voglio dare è quello, ho a disposizione questo budget, ho a disposizione questi determinati oggetti, voglio riciclare degli oggetti, lo faccio. Ho un set di tappeti che non uso più, facciamoci qualcosa. Quindi c'è proprio una progettualità. Assolutamente. C'è uno studio sistemico, sì, anche delle cose che ci Materiale, delle forme.
Grazie. Poi effettivamente il performer non può essere limitato da ciò che crea, anzi, ciò che crea deve esaltare la performance, quindi va bene. Molto interessante, giusto, piccola considerazione, questa idea di ricostruire, quindi di costruire per noi l'identità drag a partire dai bordi, quindi mostrandoci dove si delimita, come si costruisce, come si forma. Sì, ma trovo un'esplorazione interessante, piuttosto che proporci un percorso di travestimento, passato certo. L'orribile termine, di mesi, no? Di qualcosa d'altro, invece proporla punto per punto come costruzione attraverso questa dimensione molto ludica, esatto. Quasi di consumo produttivo, sistematico degli oggetti che vengono presi e cambiati di senso, di segno, lo trovo molto interessante, ha una prospettiva diversa anche sul tema, grazie, mi fa piacere che si siano notate queste cose. Grazie, torniamo a te. Allora, Edoardo parla in qualità di direttore dell'istituto, il conferito il diploma accademico di primo livello di progettazione grafica e comunicazione visiva con la valutazione di 110 su 110 e lode. Congratulazioni.